Ehi gente, come va? Qui il podcastissimo sensazionale e benvenuti in questo video spiegazione. Allora, è passato un mese dall'ultima volta che ho il video su leak del lato 2 di Sunset Pigil 1. Allora, come posso dirvi? Allora, nelle settimane precedenti, allora, sono infatti i nostri cugini degli imperatori, sorella e con suo fidanzato, abbiamo mangiato con gli zii, abbiamo mangiato a colazione tipo brioche, pancetta, e poi abbiamo mangiato anche, avete capito, le cocchette di pollo, verdure, latte, barra caffè e succo di arancia. Così è stato. E la domanda è: quando uscirà la tour di Sunset Pigil 1? Allora, dovete sapere che nei giorni precedenti stiamo lavorando di più su un altro 6 che uscirà dal 2050 e non vorremmo, diciamo, mettere in pausa Sunset Pigil lato 2, perché lato 1 è andato bene, quindi sta quasi oggi 400 spettatori, e vogliamo che anche nei futuri capitoli abbia questo risultato, quindi vogliamo che in qualche modo la serie va avanti. E in questo modo il canale va avanti e prendiamo un sacco di soldi, un sacco di spettatori e diciamo anche nuovi abbonati per andare avanti sulla serie e anche nuovi personaggi cattivi, cioè i villain per esempio. Allora, durante la serata ragazzi siamo andati in Luna Park, c'erano persone interessanti, palcosceniche, giostre, motocicliste e diciamo eccetera eccetera eccetera. Poi c'erano anche dei pupazzi e di Spider-Man, di Sonic e di Topolino e eccetera. Quindi c'erano giochi d'azzardo. Poi c'erano anche dei palcoscenici dove salgono e sopra sotto, anche delle piscine, sempre nella Luna Park. E poi ci sono anche state delle luci e anche del cibo e anche tipo dei balli dove c'era un sacco di gente che ballavano, e quindi è stato veramente divertente. Siamo anche andati in Luna Park per la seconda volta la sera settimana scorsa o due, e quindi c'erano anche delle ragazze che ballavano, tipo c'era anche una waifu che si chiama Avidità che ballava assieme a Ribellione, quindi è stato veramente divertente. E faccio vedere anche altre foto così in modo da capire di cosa stiamo parlando. Adesso iniziamo. Allora, come nel video che sta vedendo, c'erano tipo una specie di circo che stanno girando verso l'altro, infatti. Infatti c'erano persone che stanno tipo girando, facendo un giro tondo. E c'era anche una persona che voleva tipo aggrapparsi perché era iniziato, stava girando e lui voleva aggrapparsi per non cadere per terra. Quindi assieme alle sue amiche, assieme ai nostri cugini, stavano tipo urlando, quindi è stato veramente bello. Quindi vi consiglio di andare a Luna Park e magari in futuro vedremo come si chiama e giocarci, cioè andarci o con la vostra famiglia o con i vostri fratelli. Un altro video riguarda una ragazza che sta ballando, però voi l'avete sfogata assieme a altra gente perché è mancanza di privacy spostare la gente di volte delle persone, quindi ne sarebbe un po' maleducati. Però comunque ve lo riassumo. Vediamo una ragazza che balla facendo momenti abbastanza attraenti e anche molto 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 attraenti, soggettivi, e quindi stanno iniziando un sacco di luce, cioè in pratica c'è un sacco di luce e i musicisti annullando, dicendo di incoraggiarli a ballare e scatenando tutto il ritmo, insomma. Un'altra parte che non si vede, però anche se sfogata poi non vediamo neanche uno, però vediamo un tizio che sta facendo movimenti abbastanza soggetti ma anche realistici, fatto di danzare come una specie di danzatore mondiale. Un'altra cosa, vediamo tutto il palcoscenico blu, e quindi vediamo gente che sta scatenando. Scusate che parliamo velocemente perché dobbiamo registrare questo video prima della cena. E poi c'è anche, persone che stanno iniziando a ballare. E poi c'erano anche
un altro amico degli imperatori che ha chiesto alle wife di ballare e lo hanno chiesto sì. E hanno iniziato tipo a danzare assieme a loro, quindi c'erano gente che piacevano persone ballare, cioè assieme agli imperatori che ballavano e si sono fatti amicizia, quindi un sacco di amici in quella città. Ebbene, io vi dico anche un'altra cosa, che questo video potrebbe essere concluso qui, ma dobbiamo fare conclusione in modo da capire la situazione, quindi facciamo finire questa clip. E poi vediamo, diciamo, queste una persona che sta tenendo sul cellulare, e c'è luce dappertutto, rosa e blu, all'improvviso, e ci sono persone che iniziano a scatenarsi. Erano circa le 23 di sera o 00 di sera, l'una di notte, quindi era molto tardi, e lo imperatore diceva se di dare un'altra ora per ballare, quindi è stato molto gentile per farci ballare ancora più tardi. E c'erano persone che alzano la mano e iniziano a ballare, però non possiamo sentire l'audio perché sia abbiamo paura di copyright, sia perché mancanza di privacy. Quindi concludiamo il video con conclusione, dai. Bene, spero che il video vi sia stato utile. Ci vediamo ai prossimi video e anche ai prossimi live. Allora, nel canale di Christreamus allora troverete tutti i giochi che potremo o settembre, ottobre o agosto, tipo Pokémon Hero Silver, Pokémon CD CD-ROM già usciti nel canale di Christreamus e altri giochi vari che vedrete perché non ci vedo molto bene. Quindi, se non perdete altro tempo, ci vediamo nei prossimi giorni oppure nei prossimi mesi, dai. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!